L'enogastronomia e gli chef, le eccellenze italiane riunite ancora una volta a Lucignano per una serata che è diventata ormai un must per la cittadina della Valdichiana. Sindaco Casini. Ma questa è per noi una serata straordinaria, speciale, come vedete Vittorio Camorri di Terre Etrusche si è superato anche quest'anno, ha messo insieme veramente una kermesse straordinaria di chef, di qualità e soprattutto un'apparecchiatura di un'eleganza straordinaria che rende ancora più bella la nostra piazza. Questo si conferma un evento di altissimo livello, di altissima qualità. Devo dire che quest'anno poi c'è la ciliegina sulla torta, è quello che faremo come gemellaggio culinario insieme a Paolo Gramaglia e al presidente di Pompei, quindi Lucignano e Pompei si uniranno le loro prelibatezze nelle straordinarie cucine e quindi anche Lucignano andrà a Pompei. Dopo consegnerò per il sindaco di Pompei un presente allo chef con un invito personale a venire nella nostra cittadina. L'altro elemento di spicco della serata è che tutto il paese è coinvolto. Sì, perché questo evento quest'anno è caduto di giovedì e quindi è all'interno dei nostri di giovedì, continua con lo street food, la musica, quindi tutte le nostre attività che sono impegnate, un paese che è strapieno e quindi questo ci rallegra anche perché il giovedì è Lucignano, uno dei borghi più belli d'Italia. Cristina Manetti, rappresentanza della Regione Toscana, la Regione è sempre vicina alle eccellenze, come Lucignano, come questa serata. È così, la Regione è vicina a Lucignano perché Lucignano ben rappresenta quello che è la Toscana, è uno dei borghi più belli d'Italia, è custode dell'albero della vita, anche detto l'albero dell'amore, che insomma porta fortuna tanti innamorati che lo vengono a visitare. E ormai dal 2018, il 10 di agosto, la notte di San Lorenzo, diventa uno scenario per tante persone che vengono qui, uno scenario magico sotto le stelle, dove si possono riunire a cena e degustare tantissime bontà culinarie, quest'anno in particolare anche diciamo festeggiate con un gemellaggio con Pompei. Quindi davvero un'occasione unica e uno scenario unico degno di Lucignano. E una spinta anche al turismo in una fase pare di contrazione. È così, però è anche vero che proprio dopo il Covid si è assistito a un interesse maggiore per borghi come Lucignano e per tanti borghi della Toscana, proprio per la voglia di andare a riscoprire diciamo, la vicinanza del territorio e anche tutto quello che il territorio ci offre, riscoprire anche un po' noi stessi, i cammini, tutti i luoghi particolari, quindi è bene insistere, è bene sostenere questo tipo di turismo diffuso, come diffuse sono le ricchezze della Toscana. Braci e abbracci, abbiamo tolto Vittorio Camorri dalle braci dove stava operando. Una serata straordinaria, Vittorio, grazie al coordinamento ancora una volta di Terre Etrusche. Sì, una bellissima serata, una serata magica, il tempo ci ha assistito, siamo in questa piazza di Lucignano, 10 agosto, piazza dei desideri, un sold out, 220 persone per degustare le grandi eccellenze di questo territorio. Braci, tre bracieri stanno cuocendo le nostre grandi eccellenze, chianina, cinta senese, pollo della Valdichiana, ma tantissimi piatti gourmet, un viaggio enogastronomico fra i sapori semplici della cucina d'Italia. A sensazione tua, qual è il piatto maggiormente apprezzato dal pubblico o i piatti maggiormente apprezzati? Senti, io ho apprezzato tantissimo la pizza questa sera. Abbiamo con noi il professore, uno degli insegnanti, dei maestri pizzaioli napoletani, ha portato le eccellenze del territorio. Una pizza campana con prodotti di altissima qualità. Mozzarella di Agerola, provola di Montemonaco, veramente grandissimi prodotti di qualità. Grazie Vittorio. Grazie a voi. Paolo Gramaglia, il Vesuvio Fuoco e Fiamme, trasferito a Lucignano, un gemellaggio enogastronomico eccezionale. Diciamo che braci e abbracci a Lucignano. Diciamo che ho incominciato proprio con Camorri a fare questo evento, lo sento casa, lo sento mio ed è nata l'occasione di unire tra i due sindaci, le due città che hanno comunque storie antiche gastronomiche, un gemellaggio che viene suggellato oggi. Ne sono molto felice e portavoce, vuol dire che insieme veramente si va lontano e vediamo quanta gente stasera. Pensa che abbiamo battuto il record di questi anni
ed è tutto tranquillo in una maniera favolosa, perché dico e ripeto, le cose più belle avvengono sempre a tavola con il cibo. Paolo, il prossimo passo potrebbe essere Lucignano a Pompei? Non è il prossimo passo, è assolutamente il prossimo passo. Vi aspettiamo. Grazie Paolo. Grazie a voi. Sì, siamo molto felici di ospitare all'interno, diciamo, del contenitore di giovedì questo grande evento, che è tanto di cappello per tutta l'organizzazione, perché è veramente una felicità avere un pezzo di identità e di cultura culinaria oggi qui a Lucignano. E per me, che sono un appassionato gourmand, devo dire che è quasi un onore da brividi. Innanzitutto questo rapporto che c'è con lo chef Gramaglia, instaurato nel corso di questi anni, e questa è una cosa che ci fa piacere. E comunque Pompei, città storica dalle mille bellezze secolari, non può che unirsi alla bellezza singolare ed unica e storica medievale che è quella di Lucignano. Innanzitutto siamo molto contenti perché l'affluenza e i dati, diciamo così, come si suol dire, ci danno la conferma che comunque c'è stato un certo fermento. Ci fa piacere aver collaborato con le attività e aver portato Lucignano e le persone all'interno di un contesto che spesso è insolito, e questo è quello che vogliamo, il messaggio che vogliamo dare non solo ai lucignanesi ma ai tanti turisti ed ospiti che tutte le volte ospitiamo a Lucignano. Grazie di essere stati con noi. Stefano Cecchi non è soltanto uno dei più grandi esperti di cose fiorentine dal punto di vista calcistico, ma è anche un grande esperto di enogastronomia. Qual è il tuo giudizio su questa serata? Fantastica, ma io non sono esperto di gastronomia, sono amante della gastronomia, e quindi una serata sia davvero straordinaria, piatti di livello altissimo in questa cornice è meravigliosa. C'ero già stato lo scorso anno e il fatto che sia qui dimostra di quanto mi piaccia questa serata, mi piace questo evento. Mancano i ceci, non è che alla fine qualche cecio mancherà anche alla Fiorentina. Beltran dove va? Beltran, le do una notizia, ora va alla Fiorentina. Mezz'ora fa ha firmato e quindi tutte le sirene romane sembrano svanite. Quindi viva questa cena, viva Beltran alla Fiorentina. Grazie Stefano, e bocca al lupo.